Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect, non te sai che vi parlo. Benvenuti in questo nuovo video. Questo è un po' prematuro come video, perché penso che la Banned, ragazzi, uscirà tra qualche settimana, anzi qualche, diverse settimane. Perché l'espansione è appena uscita, il Monarch è uscito adesso, quindi penso che la Konami non vorrà mai mischiare le carte in tavola adesso che, diciamo, il mercato, il gioco si è delineato. Si è delineato in uno schema che davvero io, come già sapete, non condivido assolutamente, perché mazzi come Pepe ed Emem per me sono lo schifo totale. Perché se pensiamo ai mazzi di 4-5 anni fa, ti va di traverso pure l'aria a sentire e vedere certi mazzi. E poi vedi la gente che dice i pendolo non mi piacciono, però poi quando vai a parlare del meta di 4-5 anni fa dicono no, che bello, potessimo tornare al meta di 4-5 anni fa. Partiamo da questo T0 Emem o Pepe. Ci sono tante carte che secondo me andrebbero toccate. Per esempio Damage Juggler. Il Damage Juggler è davvero una carta fortissima, entrambi gli effetti sono davvero una cosa assurda, e questa carta secondo me andrebbe bandita. Il problema dei pendulum, ragazzi, è che ci sono diversi modi di giocarli, nel senso, se tu vai a toccare quella parte di pendulum ci sarà sicuramente un altro modo per rigiocarli. Quindi sicuramente, ragazzi, se andiamo a toccare per esempio altre carte che secondo me sono a rischio, come il Wizard, il Plushfire e il Monkey Board, sicuramente i player troveranno altri modi per giocare questa categoria di mazzi. Ci sono talmente tante carte che possono far girare i pendulum che queste sono una tra le poche. Però, ragazzi, il Wizard difficilmente lo toccheranno, però Plushfire penso anche di sì, e il Monkey Board non è neanche malaccio. Quindi alcune di queste, o anche una sola di queste, potrebbe finire in banned, secondo me. Poi potrebbe finire in banned, e io credo che verrà pesantemente toccata la Wavering Ice. La Wavering Ice, ragazzi, è una carta che adesso ammazza il meta e aiuta il meta. È una lama a doppio taglio, anzi a doppio squarcio. Diciamocela tutta, perché ammazza i pendulum quando ci vai contro e ti aiuta pure a te. Fa 500, ti addi 1. Rapida come carta, davvero pazzesca, 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 pazzesca. E per me, ragazzi, la Konami potrebbe pensare di toccarla, perché effettivamente è una carta che sta davvero trovando spazio dappertutto, se non nel main e nella side di tutti i mazzi. Poi, ragazzi, io toccherei il Tolomeo, ragazzi. Questa non la toccheranno mai ora, la toccheranno in futuro, semmai. Perché il Tolomeo dà la possibilità di calare mostri come Infinity, eccetera, eccetera, a mazzi che i rango 5 e rango 6 non sanno neanche che cosa sono. Soprattutto con i Pendulum, ragazzi, ci sono delle partenze di alcuni mazzi che ti possono tirare Infinity e, spendolando, tirare un altro Tolomeo, scusate. E che cosa succede? Con Infinity riesci a pararti il Tolomeo, che è anche un bello grosso di difesa, e ti tiri il secondo dopo. Quindi, ragazzi, sinceramente, adesso perché non lo toccheranno? Non lo toccheranno, vabbè, Infinity obiettivamente è uscito, adesso non è tanto quello il problema perché è uscito. Ma deve uscire un altro mostro che davvero fa strage. Vi sto parlando del Lord Entity Azazoth. Questa carta quando entra, e questa si tira di Tolomeo perché me l'hanno già fatto, per fortuna sono riuscito a contrastarla, anche se con gran fatica, questa carta in pratica per il resto del turno non fa attivare effetti di mostri. E se sotto ha un sincro o una fusione o un Xyz, una cosa del genere, staccando uno spacchiamo tutte le carte dell'oppo, mi sembra. Mi sembra. O sul terreno o dell'oppo, ma mi sembra dell'oppo, eh. Quindi scusatemi se mi sbaglio, comunque una carta fortissima. È per quello che, ragazzi, Tolomeo non verrà toccato, perché devono far uscire Sixes. Poi abbiamo un'altra carta che, ragazzi, sta ammazzando tutto il meta, che è l'Anti-Spell Fragrance.
Io ragazzi l'Anti-Spy Fragrance spero che non la tocchino, però la Konami potrebbe essere talmente stronza da toccarcela. Perché? Perché la Konami potrebbe pensare, bene, io ho ancora tre espansioni, quattro, due, tra le due e le quattro espansioni massimo, dove io magari giocherò a questi cazzi di Pendulum, allora io spingo i player sui Pendulum toccandogli le carte di side. Ragazzi, Anti-Spell Fragrance era una di quelle carte che permetteva a circa tutti i T1.5 e T2 di stare dietro ai penduli, perché con Spell Fragrance sul terreno, addio. E quindi ragazzi, fate 2 più 2, se la Konami lo fa, il motivo è molto semplice, c'è poco da stare a dire. Il Cosmo, ragazzi, il Cosmo non se lo caga nessuno, perché Cosmo per me è fortissimo e non se lo caga nessuno. Ma per me questo è il classico errore dei player, del player medio. Il player medio sente il briefing di 3 a 4 giocatori e dice bene, allora Cosmo non si gioca più. Un po' come Arpia per molto tempo fa. Perché Arpia o Cosmo non fanno top? Perché non lo gioca nessuno. E questo è il motivo. Poi cosa di Cosmo, io se dovessimo toccare qualcosa toccherei o il teleport o il Dark Destroyer. Dark Destroyer a 1 o teleport a 1, uno dei due. Teleport perché ne puoi attivare quanto cazzo ti pare e tirare sempre la Farm Girl. E sinceramente ragazzi abbiamo già visto che in passato carte del genere sono state anche limitate. E in un mazzo del genere che non solo porta la come si chiama? E non solo porta la Farm Girl, ma può portare altre carte, è abbastanza forte. Mentre il Dark Destroyer, beh, allora, c'hai la tua carta OP, fortissima, che ti spacca uno, è intargettabile, però è abbastanza improbabile che Cosmo venga toccato, visto che non sta dietro ai pendoli. Però se dobbiamo fare un ragionamento di Cosmo, queste due sono le carte che io andrei a toccare, anche perché poi ammazzi Dark Destroyer ti porta dentro Forerunner, quindi non so cosa è meglio. Poi ultima carta che andrei a toccare e che toccheranno forse in un lontano futuro, la Strike. Il Solid Strike davvero ragazzi è una vergogna come carta, perché si vede come la Konami rimette in circolo carte simili del passato e vuole mettere in circolo roba sbagliata. La Strike, ragazzi, pagando 1.500, che nega l'effetto o nega l'evocazione speciale ed è una counter, purtroppo, ragazzi, per me farà la fine di Warning e di Giudizio Solenne. Non è possibile che una carta del genere rimanga a 3. Anche perché è una carta che può decidere le sorti di un'intera partita. Contro Mervil non vi dico quanto m'ammazzo a me il Solen Strike, davvero. Però, poi li vedi sti mongoloidi che giocano Solen Strike? Ci sono dei mongoloidi che li giocano, che mi è capitato di beccarne qualcuno su DN o anche della gente che mi rompe i coglioni, che fa la fighetta, che vince di Solen Strike e loro si vantano perché hanno vinto. Oh bello, hai vinto di Solen Strike, non so se ti sei reso conto. Cioè, un conto se mi batti per bravura, ma un conto se mi batti per Solen Strike, perché poi fai le tue pendolate del cazzo. Non sono veramente da... queste carte sarebbero da mettere a uno. Adesso non lo metteranno, ragazzi, non lo metteranno perché è molto presto, perché è appena uscita. Però, ragazzi, adesso, obiettivamente, dov'è la skill del giocatore se io posso vincere spendolando 5 mostri? Se io posso counterare una special a un effetto e negarlo e spaccarlo pagando 1.500 life points? Dov'è la skill? Soprattutto perché queste carte decidono le partite. Anche Twin Twister, carta che allora non è salita diciamo molto nella lista dei desideri dei player. Uno dice se la gioco, beh, se la pesco ne faccio fuori due di spell trap, però usandola mi sono accorto che davvero può cambiare abbastanza le sorti di una partita, vedendo anche si Pendulum. Quindi ragazzi, io sono di questo pensiero. Ditemi voi cosa ne pensate sotto nei commenti e ci si vede ad un prossimo video. Mettete un bel mi piace e iscrivetevi. Ciao!